Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti cosa spiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 4 maggio 1919. Vivo tra privazioni ed amarezze, solo il volere del mio Gesù è l'unica mia forza e vita. Onde per poco il mio dolce Gesù si è fatto vedere nel mio interno, tutto afflitto e pensoso, sostenendosi la fronte con la sua stessa mano. Io nel vederlo così afflitto, gli ho detto: Gesù, che hai così afflitto e pensoso? E lui, guardandomi, mi ha detto: Ah, figlia, da dentro il tuo cuore sto dividendo la sorte del mondo. Il tuo cuore è il centro del mio trono sulla terra e dal mio centro guardo il mondo. Le loro pazzie, il precipizio che stanno preparando. Ed io come messo da parte, come se nulla fosse per loro. Ed io sono costretto non solo a ritirare la luce della grazia, ma anche della stessa ragione naturale, per confonderli e farli toccare con mano chi è l'uomo e cosa può fare l'uomo. E da dentro il tuo cuore lo guardo e piango per l'uomo ingrato e prego per l'uomo ingrato. E voglio te insieme con me a piangere e pregare e soffrire per mio sollievo e compagnia. Ed io, povero mio Gesù, quanto ti compatisco. Ah sì, piangerò e pregherò insieme con te. Ma dimmi, amore mio, com'è possibile che il mio cuore sia il centro del tuo trono sulla terra, mentre ci sono tante anime buone in cui tu dimori, mentre io sono tanto cattiva? E lui ha soggiunto: Anche in cielo vi ho il centro del mio trono.
mentre sono vita di ciascun beato. E con l'essere vita di ciascun beato non escludo che vi ho un trono dove risiede come punto di centro tutta la mia maestà, la mia onnipotenza, immensità, bellezza e sapienza, eccetera, cui ciascun beato non può contenermi, non essendo loro capaci di contenere tutta l'immensità del mio essere. Così in terra vi ho il mio centro, e mentre dimoro negli altri, vi ho il mio punto di centro da dove decido, comando, opero, benefico, castigo, ciò che non faccio nelle altre dimore. E sai perché ho scelto te come luogo di centro? Perché ti ho scelto a far vita nel mio volere, chi vive nel mio volere è capace di contenermi tutto come punto del mio centro, perché lei vive nel centro del mio essere, ed io vivo nel centro del suo. Ma mentre vivo nel suo centro, vivo come se stessi nel mio proprio centro. Mentre chi non vive nel mio volere non può abbracciarmi tutto, sicché al più posso dimorare, ma non erigervi il mio trono. Ah, se tutti capissero il gran bene del vivere nel mio volere, farebbero a gara. Ma ahimè, quanti pochi lo capiscono e vivono più in se stessi che in me. 8 maggio 1919. Trovandomi nel solito mio stato, stavo pensando alle pene del mio adorabile Gesù, specie a quelle che le fece patire la divinità, la santissima umanità di nostro Signore. In questo mentre mi son vista, sentita tirare dentro il cuore del mio Gesù e vi prendevo parte alle pene del suo cuore santissimo, che gli faceva soffrire la divinità nel corso della sua vita sulla terra. Queste pene sono ben diverse da quelle che il benedetto Gesù soffrì nel corso della sua passione per mano dei giudei. Sono pene che quasi non si possono dire. Io, da quel poco che prendevo parte, so dire che vi sentivo un dolore acuto, acerbo, accompagnato da uno strappo dello stesso cuore, da sentirmi in realtà morire, che poi Gesù quasi con un prodigio del suo amore mi ridava la vita. Onde il mio dolce Gesù, dopo che ho sofferto, mi ha detto: figlia delle mie pene, sappi che le pene che mi diedero i giudei furono ombra a quelle che mi diede la divinità, e ciò era giusto per ricevere piena soddisfazione. L'uomo peccando non solo offende la maestà suprema esternamente, ma anche internamente, e deturpa nel suo interno la parte divina che gli fu infusa nel crearlo. Sicché il peccato prima si forma nell'interno dell'uomo, e poi esce all'esterno. Anzi, molte volte è la parte più minima che esce all'esterno. Il molto resta nell'interno. Ora, le creature erano incapaci di penetrare nel mio interno e farmi soddisfare con pena la gloria del Padre, che con tante offese del loro interno gli avevano negato. Molto più che queste offese ferivano la parte più nobile della creatura, qual è l'intelletto, la memoria, la volontà, dove gli è suggellata l'immagine divina. E chi doveva dunque prendere questo impegno se la creatura era incapace? Perciò fu quasi necessario che la divinità stessa prendesse questo impegno e mi facesse da carnefice amoroso, e per quanto amoroso più esigente, per ricevere piena soddisfazione per tutti i peccati fatti nell'interno dell'uomo. La divinità voleva l'opera completa e la piena soddisfazione da parte della creatura, sia dell'interno che dell'esterno. Sicché nella passione che mi diedero i giudei soddisfece la gloria esterna del Padre, che le creature gli avevano tolto. Nella passione che mi diede la divinità in tutto il corso della mia vita soddisfece il Padre per tutti i peccati dell'interno dell'uomo. Da ciò potrei comprendere che le pene che soffrì per le mani della divinità superano di gran lunga le pene che mi diedero le creature. Anzi, quasi non possono paragonarsi insieme e sono meno accessibili alla mente umana. Come dall'interno dell'uomo all'esterno c'è gran differenza, molto più c'è differenza tra le pene che mi inflisse la divinità a quelle delle creature che mi diedero nell'ultimo della mia vita. Le prime erano strappi crudeli, dolori sovrumani, capaci di darmi morte, ripetute morti nelle parti più intime, sia dell'anima che del corpo, neppure una fibra mi era risparmiata. Nelle seconde erano dolori acerbi, ma non strappi capaci di darmi morte ad ogni pena.
ma la divinità ne teneva il potere e il volere. Ah, quanto mi costa l'uomo! Ma l'uomo ingrato non si cura di me e non cerca di comprendere quanto l'ho amato e ho sofferto per lui, tanto che neppure è giunto a capire tutto ciò che soffrì nella passione che mi diedero le creature. E se non capiscono nemmeno, ma come possono capire il più che ho sofferto per loro? Perciò ritardo a rivelare le pene innumerevoli di inaudite che mi diede la divinità per causa loro. Ma il mio amore vuole sfogo e ricambio d'amore, perciò chiamo te nell'immensità ed altezza del mio volere, dove tutte queste pene stanno in atto, e tu non solo vi prendi parte, ma a nome di tutta l'umana famiglia le onori e vi dai il ricambio di amore. Ed insieme con me sostituisci a tutto ciò che le creature sono obbligate, ma con sommo mio dolore e con sommo loro danno, non si danno nessun pensiero. Se tutti capissero il gran bene del vivere nel mio volere, farebbero a gara. Penso che queste parole possano dare il là all'odierna meditazione. E non comprendere è il principio di quella che si può chiamare stoltezza, termine che usa anche Gesù nel Vangelo, eh? Stoltezza significa nella Bibbia essere privi di intelletto, ma non privi nel senso che il Signore non ce l'ha dati, non ce l'ha dato, perché ce l'ha dato e come intelletto. Ma esserne privi significa non farne funzionare bene. Non usarlo come dovuto. Ecco, questa stoltezza può poi degenerare in follia, in pazzia, quando non solo non si usa bene l'intelletto, ma quando se ne fa un uso strampalato, distorto, abnorme, appunto folle, fuori di ogni minima logica e di ogni minimo buonsenso. Il problema è che gli esseri umani, come Gesù chiaramente dice nel primo dei brani che abbiamo letto, sono una banda di matti, dicono così dalle mie parti, folli, pazzi, perché vivono preparandosi un precipizio dove cadranno e ci resteranno per tutta l'eternità sotto pene e tormenti inauditi. E se fanno tutto questo con le loro mani, mettendo da parte il figlio di Dio fatto uomo, il loro salvatore, colui che li ama infinitamente e glielo ha dimostrato in tutti i modi possibili e immaginabili. Io dico sempre, specialmente ai ragazzi giovani, ai ragazzi del catechismo, lo dico anche a me e lo dico e lo condivido, insomma, con tutti, che quando andremo dall'altra parte, il nostro Signore non ci chiederà anzitutto che cosa abbiamo fatto. Ci chiederà anche quello, certamente. Ma la prima cosa che ci chiederà, specialmente se avessimo fatto un sacco di guai, è questo: figlio mio, figlia mia, l'intelletto che io ti ho donato e che è una grande risorsa, ma tu l'hai fatto funzionare bene? L'hai adoperato? Essere privi di intelletto, stolti, cioè fare come se non ci avessimo un intelletto e agire all'impazzata, da sconclusionati, da sregolati, da folli, come fanno la stragrande maggioranza degli uomini, è colpa grave. Gesù, se si aprono il Vangelo, si rivolge agli apostoli dicendo: siete anche voi così privi di intelletto? E tra le cose cattive che escono dal cuore dell'uomo, e poi magari forse le rivedremo, considerando tutto ciò che Gesù ci ha detto sull'interno dell'uomo, che non soltanto non viene alla luce all'esterno, ma non viene alla luce neanche in confessionale, quasi sempre, non viene alla luce neanche nella nostra coscienza. E rimane sommerso dentro di noi producendo una montagna di letame e dando origine anche a peccati gravissimi commessi interiormente. Quindi,
Gesù parla di questo. Noi non possiamo vivere da folli. Pensiamo in Italia. In Italia non è possibile vivere in Italia senza farsi delle domande sul nostro Signore Gesù Cristo, su chi è Lui. Perché tutti sanno che è esistito. Tutti sanno che esiste una chiesa. Tutti sanno più o meno che cos'è una messa. Tutti sanno dire l'Ave Maria, più o meno. Cioè, tutti, ma saremo molti, sicuramente oltre il 90%, anche se adesso c'è una situazione, insomma, un pochino delicata. Ed è colpa non mettersi seduti e dire: ma che cosa impara da catechismo sul nostro Signore Gesù Cristo, che è venuto sulla terra, che è il Figlio di Dio, che ha sofferto tanto, che si è fatto ammazzare. Ma come mi lascia a me questa cosa? Io ci credo veramente, non ci credo. Quindi utilizzare l'intelletto per le grandi domande esistenziali: siamo sicuri che la mia vita si sta muovendo bene, ma lo so che sto camminando verso la morte, che rispetto a quando è cominciata questa meditazione ho 15 minuti di vita in meno, questi non ritornano più, non me li restituisce più nessuno. Ma non sarà il caso di, come dire, mettersi un attimo tranquilli, meditare, riflettere, informarsi, documentarsi su cosa ci potrebbe essere dopo la vita terrena? O vogliamo vivere come i folli in questo modo qui? Matrimoni che saltano per aria, matrimoni sbagliati, scelte di vita sbagliate, sono tutte o quasi, diciamo la maggioranza, frutte di imponderazione. Cioè di non uso dell'intelletto, di follia. Perché se ti fossi messo tranquillo a fare un discernimento, usando le facoltà che Dio ti ha dato, chiedendo anche aiuto e soccorso allo Spirito Santo nella preghiera, consigliandoti con qualche persona saggia e consigliandoti non come molti si consigliano, che cercano il consiglio che avvalori quello che pensano, e se non l'avvalora cambiano consigliere. Un consiglio con cui sei capace di confrontarti sinceramente. È un problema questo qui, grosso, molto più grosso di quello che pensiamo. Il sacerdote sa bene quante vite vanno a bussare alle porte del suo cuore, che devono essere sempre rigorosamente, non dico solo aperte, ma spalancate ad accogliere le povere anime. Ma quando ascolta, quando vede, quando sente queste drammatiche parole di Gesù, scorrono davanti agli occhi, perché dietro i naufragi di tante vite ci sono delle semplici follie, cioè sconsideratezze grossolane a volte, figlie dell'inconsiderazione. E noi non possiamo vivere, noi siamo uomini, non possiamo vivere come se non lo fossimo, perché noi queste facoltà ce le abbiamo, l'intelletto noi ce l'abbiamo, la volontà ce l'abbiamo, e lo sappiamo molto bene che ce l'abbiamo, e la memoria ce l'abbiamo. Una persona, per esempio, che non trae ammaestramento dalle lezioni della vita, lo dicevano pure i pagani, storia magistra e vite, e che continua a ripetere sempre gli stessi sbagli, sempre le stesse cose, nonostante l'esperienza acquisita. E dove è depositata l'esperienza acquisita? Nella memoria. Ma io non posso ignorare i dati che mi dà la memoria, sforzandomi di non pensarci e di far cadere tutto nell'oblio, pensando che dimenticare sia risolvere un problema. Se dimentichi il problema, non lo risolvi, il problema si riproporrà peggio di prima. Adesso non voglio fare questo, a suo tempo feci tante catechesi su queste cose, anche sui meccanismi di difesa terribili, che dobbiamo smascherarli tutti quanti se vogliamo crescere. Allora, quando l'uomo fa così, dice Gesù, io sono costretto non solo a ritirare la luce della grazia, costretto. Cioè Gesù dice sempre: risponda rispetto a quello che facciamo noi folli e sconsiderati. Spero che nessuno si offenda, facciamo così, sono folle e sconsiderato soltanto io, così nessuno di chi dovesse ascoltare questa meditazione si offende, ma non c'è tanto da offendersi, perché purtroppo questa era reale verità. Allora Gesù che fa? Ritira la luce della grazia
ma anche della stessa ragione naturale. Ed ecco poi le macroscopiche follie che popolano i telegiornali di tutto quanti i giorni. Cioè, ma come ha fatto? Ma che è matto? Ma come si può arrivare a una cosa di... Ecco qua, come si può? Perché se un uomo perde la luce della grazia e poi perde anche la luce della ragione, non capisce più niente, diventa un ebete, diventa un folle, ma diventa proprio un folle, folle, folle. Ma dietro questa follia, 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 c'è la follia primordiale che ha cominciato dall'uso completamente sballato delle facoltà che il Signore ci ha dato. E questo fa piangere Gesù, fa soffrire Gesù, fa pregare Gesù. Il fatto che lo faccia da dentro il cuore di Luisa, adesso, come dire, è una cosa bella e importante, perché Gesù poi gli spiega, dice, è una cosa bellissima. Io vivo queste cose nei confronti dell'umanità ingrata dal centro del tuo cuore, dal tuo cuore come centro, così come in paradiso sto nel cielo empireo, come si chiama nella tradizione, ma al tempo stesso mi trovo a darmi, a farmi godere da tutti quanti i beati, no? Quindi l'avere un luogo, come Gesù dice, come centro, come sede, no? Centro di tutta la mia maestà, onnipotenza, immensità, bellezza e sapienza in cielo, ecco, e centro, diciamo così, di controllo delle operazioni del suo divin volere, non è cosa che deve lasciar stupire. E si è capaci di avere, come dire, di formare questo trono terreno a Gesù, dove lui realmente si siede, tanto quanto si vive nel divin volere. Ed è a questo proposito che se tutti capissero il gran bene del divino e il mio volere, ma perché non lo capiscono? Per lo stesso problema di prima. Cioè, quando Gesù offre un dono come quello che è stato dato, uno si deve mettere seduto e dire: attenzione, che cos'è sta roba? Ma sarà vero o non sarà vero? Ma è fondato o non è fondato? È compatibile con la rivelazione che sappiamo dal Magistero della Chiesa oppure no? Tutte domande da farsi e a cui bisogna dare risposta. Cioè, se uno lambisce queste cose, la prima cosa dice: ma io non ci capisco poco, ma chi lo sa, chi, e chiude il libro. Non ha usato l'intelletto. E allora passiamo al secondo paragrafo, dove Gesù torna ancora una volta sotto una sfaccettatura diversa, no? Sulla distinzione tra le pene divine interne che ha sofferto da quando fu concepito fino alla morte. Quindi immaginiamo il tempo lunghissimo e la qualità enormemente superiore a quelle acerbissime, ma comunque non a questi livelli che ricevete durante la passione esterna. E qui spiega: l'uomo peccando non solo offende la maestà suprema esternamente, ma anche internamente. I peccati esterni sono gli unici, diciamo così, a cui coscienze che già sono da considerarsi fortunate, perché che hanno fatto un cammino, perché la stragrande maggioranza degli esseri umani è convinta di non fare nulla di male in tutto quello che fa. Ma attenzione, non è convinta perché, come dire, nega l'evidenza, spesso e volentieri è convinta perché non si rende assolutamente conto. Cioè, tutta quanta una serie di fattori interiori, cattiva educazione, contesti sociali, cultura un po' rotta dove stiamo, hanno talmente, come dire, imbastardito, assordato una coscienza, che quello non si rende conto di tutto quello che conviene. Cioè, per lei è tutto quanto lecito, tutto quanto giusto. Allora, quando una persona si converte, comincia almeno le cose grossolane, esterne, i peccati impuri, le bestemmie, le parolacce, che ne so, le maldicenze, già questo di meno, insomma, le disonestà, già questo di meno, ecco, le calunnie, gli urli, le grida, insomma, le percosse. Ecco, dice, vabbè, uno comincia un attimo a rendersene conto e almeno le riconosce e le confessa. Ma questa è la punta dell'iceberg, dice Gesù. Quando Gesù gli fanno, a proposito di conformità di questi scritti con la rivelazione, Gesù, quando fece quella requisitoria antifarisaica sul discorso sul puro e sull'impuro, dice: ma siete così privi di intelletto, ma se te lavi le mani o non te lavi le mani, ma che vuoi che te va a succede? Che te può succede?
Se prendi le mani con un cibo completamente salato le mani, ma che succede? Che te fa? Non è quello che entra dentro che ti corrompe, ma quello che esce fuori. E dice, dal cuore dell'uomo escono tutti i pensieri cattivi. E tra cui nomina anche la stoltezza, superbia, come dire, avarizia, lussuria, desideri cattivi. Ubriachezze, oscenità, tutte quelle cose che nomina nel Vangelo. Però attenzione che tutti quanti i nostri comportamenti, i valori, vengono tutti dall'interno. Insomma, ho detto innumerevoli volte che se con la vita nella divina volontà non si illumina il nostro interiore, cioè quello che ci frulla per la testa, cioè quello che noi pensiamo, quali sono i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre emozioni, le nostre aspirazioni. Non siamo capaci a dirgli fermi tutti. E quindi poi non parte un processo di vita interiore che ci insegna a vivere alla luce del sole divino che è Gesù. E se noi ci mettiamo a quel sole divino escono fuori tante cose che non dovremmo neanche pensare, che non dovremmo desiderare o cose di questo genere. Gesù dice, sta attento figlio mio, sappi che ti impressiona la mia passione e ci dà anche la stoccatina giustissima, qui quasi nessuno se ne è occupato di conoscerla bene, d'accordo? Neppure è giunto a capire ciò che soffrì nella passione che mi diedero le creature, l'uomo ingrato. Dice, ma tu capisci che sono stato per una vita a soffrire pene inaudite? Meno accessibile alla mente umana e incapaci perfino di essere descritte, quasi non si possono dire. Strappo al cuore, sentirsi morire e poi con un prodigio riprendere vita. E ancora Gesù, non capiscono il meno, ancora capire, operazione dell'intelletto. Cioè, tu non puoi entrare in una chiesa, guardi un crocifisso, non lo so, di quelli, ce l'ho anche io uno in chiesa qui, di quelli rinascimentali, quindi francescani, di quelli diciamo molto eloquenti, dove si vede un volto estremamente sofferente di Gesù, dove sono a dimensione quasi umana, si vedono queste mani forate, questi piedi fioforati. Io ne ho visti alcune da queste parti, derivanti da ambienti francescani dove hanno rappresentato il corpo di Gesù veramente dilaniato dai flagelli, pieno di sangue sul volto, con una corona di spine gigantesca, scolpendo insomma queste spine che gli entrano veramente a Gesù nella fronte, nelle palpebre degli occhi, insomma, cioè, ma tu non puoi non pensare davanti a una cosa del genere. Non puoi non dire, ma perché è successo tutto questo? Non puoi. Chi è quello che sta lì sulla croce? Che qualcuno continua a voler coprire perché sono i diavoli che non la possono sopportare. Chi è? E questa è un'operazione dell'intelletto. Ma chi è che si è mai andato a confessare? D'accordo? Chi è che si è mai... Io per una vita ho vissuto come un ebete, come uno stupido, d'accordo? Come una ameba. Come una persona, come un folle, d'accordo? Andando a campare la giornata, a fare tutte le cose, la prima cosa che mi frulla per la testa, la faccio a destra, a sinistra, non sto mai a pensare a niente e a vivere come se fossi uno stupido, come se non fossi una persona intera ragionevole. Ma questo è un peccato grave, questo qui, non è una cosa da niente. È un peccato grave contro Dio, di ingratitudine, è un peccato grave contro noi stessi, è un peccato di irriconoscenza. D'accordo. È un peccato di mancato uso della facoltà che ti rende superiore agli animali. Ci sono uomini che stanno ben al di sotto, uomini e donne oggi, degli animali, per quanto si degradano. Eppure l'intelletto ce l'hanno pure loro. Non è che non ce l'hanno pure loro. Perché tutti gli uomini l'intelletto ce l'hanno, se non sei un uomo. Allora, è drammatica certamente questa meditazione, ma noi dobbiamo comprendere i nostri peccati interni, interni, ce ne sono una caterva.
Se io ho un pensiero cattivo nei confronti di una persona, è peccato anche se non lo dico. Lo spiega benissimo San Tommaso d'Aquino, la mormorazione interna è peccato. Pensare male di una persona, ricamarci sopra. Certo, quando uno comincia a convertirsi un po', almeno se mozzica la lingua e non lo dice, che già è qualcosa, ma non è tutto ancora. Perché non è peccato solo sparlare, è peccato anche spensare, se mi si passi questo improvvisato neologismo. Non si può, non va bene. I desideri che ci abbiamo, le aspirazioni che ci abbiamo, gli atti volontari che facciamo, quello che facciamo quando stiamo da soli, quando nessuno ci vede, ma tutto questo deve essere portato alla luce del sole, la luce del sole che è l'intelletto illuminato dal sole divino. Perché se io non lo faccio funzionare l'intelletto, Gesù mi aveva già detto, ti toglie prima la grazia e poi ti toglie pure il lume naturale della ragione, ma non è che te lo togli, è costretto a farlo, perché sei tu che continuamente ti stai nascondendo, rinchiudendo dentro il carcere delle tenebre. Sei tu che fai questo. Questa è un'altra cosa fondamentale di questi scritti, ma anche della vita cristiana in generale. Dio nei nostri confronti ci ha avuto soltanto una parola: io ti voglio dare tutto il bene, tutto l'amore, tutto ciò che è possibile e immaginabile darti. Dipende da te quanto te ne posso dare. Questo si vede dalla vicenda di Adamo e alla vicenda della vita di ogni giorno. Gesù lo sintetizza nel Vangelo: a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha o che crede di avere, in altre versioni. Quindi il comportamento di Dio nei nostri confronti è un comportamento di sponda, cioè originariamente è ti do tutto. Ma tu quanto sei in grado di ricevere? Due, e ti do due. Non perché non vorrei darti tutto, ma perché tu due. Cioè qualcuno dice, ti do zero? Ma perché tu vuoi zero. E anche se non lo vuoi con un atto di volontà esplicita, lo vuoi di fatto con le scelte che fai, con gli atteggiamenti che hai. Che dipendono in ultima analisi, come ben sappiamo, dalla nostra libertà. Che Dio, come dire, provoca, interpella, ma non viola mai. È quando uno non vuole, vivendo di volontà umana. Sa bene, e lo saprà per esperienza, se ancora non lo sa, che brutta fine, purtroppo, va ad affrontare. Con sommo dolore di Dio, però, oltre che con grandi sofferenze, grandi tribolazioni da parte del diretto interessato. Se comprendessimo il gran bene del vivere nella Divina Volontà o Santa Vergine Maria, faremmo a gara. Ecco, ma questo sarebbe un eccellente uso di quell'intelletto che purtroppo tante volte noi stessi e molti nostri fratelli e sorelle fanno finta di non avere, come abbiamo meditato. Non era così il tuo intelletto santissimo, lucidissimo, benedettissimo, ecco, vivissimo, profondissimo. Ecco, noi ti supplichiamo di aiutarci, di trasmetterci qualcosa del tuo intelletto per quanto possibile, per cominciare a farlo funzionare decentemente, bene. Ecco, perché è da lì che parte tutto. Ecco, e se l'uomo non si decide a fermarsi e a riflettere un pochino, non parte né il cammino della Divina Volontà,
nel cammino della conversione, nel cammino della salvezza. Ecco. Aiutaci e intercedi per noi, e con te intercediamo per tutti coloro che purtroppo hanno abdicato colpevolmente, oltre che volontariamente, all'uso della ragione, perché possano tornare sui propri passi e ricominciare a vivere, prima ancora che da figli di Dio, da uomini quali sono stati creati. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.